Bentornati a tutti, io sono Pliskin e continuiamo con Starfield, stazione di ricerca Nova Galactic. Beh, no, trasporto troppo peso, ci vediamo tra un attimo. Ok, scoperte dal passato, stavolta andiamo davvero. A parte che è una rotta inesplorata. Andiamo in una rotta intermedia e accontentiamolo. Siamo sulla Luna. E atterriamo. Ok, che ci facciamo qui esattamente? Bene, entriamo. Come? Impressive that such an old structure would be in this shape after over 100 years. Ok. Sembra di non avere la chiave. Cartelli ottimistici. Dunque, prendiamo le cose che a loro non servono più. Andiamo dritti al punto. It seems that the occupants left in a hurry. Hopefully for no reason we need to be concerned about. No, assolutamente, tranquilla. C'è qualche punto abilità permanente, no? Chiave, equipaggiamento riservato, questo mi interessa. Vediamo un po'. Voltaire. Un bel super computer. A parte il ping pong. Ok, bravi. Primo lancio di prova del programma Prism. Sul tetto alle 9. Ma di quanto tempo fa è questa roba? Comunque, l'equipaggiamento segreto esattamente dov'è? Segreto riservato, quello che... Cura... Ah, bandaggi, prendi. Vediamo se c'è dell'altro. Un'altra palestra. Okay, confession time. Being single on a moon base is the worst. I only get like an hour to use the communication link to Earth every couple of days. And let me tell you, there's long distance dating, and then there's like long distance dating, you know? Oh, hey there. I'm a scientist. Deadly employed, willing to take you out for coffee in like 6 months when I'm back from space. It's not a great opening line. Wow, bella, Seriously catching a grazie. date? You're an astronaut. Hey, no one asked you. Questa era la tabula 4, vediamo se troviamo le altre. Oh, tabula You 5. ever get jealous? You know, the crew in the shipyard? Building the actual vessels that are gonna travel the stars? We're literally on a base on the moon. Oh, come on, Sabina. I'm trying to share my dreams here. Well, your dreams are always out there and never here where the rest of us live. Can't you just be happy doing your job? Where's the fun in that? Insomma, ti fai sgridare. Dunque, altre tabule. Questo è l'equipaggiamento riservato dell'acqua, un digipick, un manometro, sigillante e una tuta. Beh, non prendo niente. Well, Tabula I 6. accepted the assignment up here. We were told to bring a couple of personal items. Some psychological study said it helped when you're away from Earth this long. I brought my grandmother's old abacus. I would play with it on her lap, and she'd teach me the Russian for all the numbers. Got word that she passed. The next shuttle isn't for 3 months, so I won't be able to go to the funeral. Goodbye, Babushka. Thank you for teaching me math. It brought me to the moon.
Nova Galactic Project Log, Principal Engineer Lang Shu. Voltaire is being reconfigured for this new initiative. The math we're being asked to crunch is ambitious, even for a supercomputer. We might as well be asking it to count every grain of sand in every desert on Earth. Who came up with these original equations? Our partner isn't being very open about it. Every question I have goes through some discretionary channel. I'm surprised we even know we're working on a ship. Oh, eccola. Nova Galactic Project Log, Principal Engineer Lang Shu. I admit, this is not the most disciplined team I've ever run. Malcolm keeps stealing computational time on Voltaire and thinks I don't know this. And Sabina's been distracted lately, but won't tell anyone why. I really should demand answers from both of them. But honestly, I'm too preoccupied with this contract. We all are. Despite anything going on in our personal lives, there's something special about what we're building here. Eh già, avete fatto roba importante. Allora. Engine spin up time almost complete. Total time 5 minutes 22 seconds. Right on schedule. How are the helium 3 valves holding, Nova? We double checked the leakage concerns this morning before the launch. All signs green. Any changes to the calculation sequence from Voltaire? No changes since we uploaded the last figures yesterday. It's a clean shot from here to Jupiter. One day the computer will be on board the spaceship. Just imagine that. One miracle of science at a time, Canaveral. Some of the earliest space flights were likely coordinated from here. Three. Two, strange one. To be standing on such a unique bit of history. Okay. Are you reading? All clear, Nova. Indicators look good. The ship should be cruising Jupiter's orbit right now. Visual confirmation will be possible in 32 minutes. Afraid the speed of light is on the slow side these days. How does it feel to break the laws of physics, Canaveral? We're all pretty excited down here in NASA, I won't lie. Excited enough to tell me where you got the original data? Not in a million years, Nova. Mm-hmm. Devo recuperare tutte le tabule, tra l'altro, quindi ne ho mancato una o due. Forse la numero 3 mi mancava. Cerchiamole, vabbè. Vedevo che le avrei trovate qui dentro. Ah, infatti. Voltaire really is something else. A supercomputer so powerful they put it on the damn moon to keep it cool. Although by that logic they should be running it purely in the vacuum of space. But hey, good marketing material. I've been spending some off hours running some dumb simulations just because I can. My favorite so far is simulating the sound of every duck on Earth quacking after receiving a piece of bread. Yeah, però deve essere fantastico. You wanted a real-time sim of feeding all the ducks, but now you have it. You're welcome, humanity. Ammetto che è stato geniale, però. Dunque, c'è anche qualche altra cosa di interessante qua? Oppure... no? Quello sembra un castello. Che roba è? Oh oh, arrivano gli astrali. Sottostazione delle condutture. Questa mi è nuova. Che gentili, siete venuti a trovarmi. Vabbè. Proprio sulla Terra. Notare come tutto è distrutto nella Terra tranne le strutture chiave che volevano lasciare. Gigantesco. Ok, trovo il modo di entrare. Beh, sicuramente il boost pack è una buona scelta che ci porterà qui. Perhaps an elevator will allow us to access what lies beneath all this dust. Tu sei abituato alle comodità, elettricità e tutto quanto. You never know whether lives were lost because this ship never launched, but it was built for a reason.
Vediamo il tuo ascensore. Probabilmente alloggiava qui e io, per aver fatto un passo falso, sono finito giù. Comunque, vediamo che c'è qui dentro. Va. Tazza da caffè della NASA. Ok, presa. Ok, poi per le scale rotte. Devo andare piuttosto in alto, eh? Okay. Avrei voluto vedere qualche oggetto interessante lasciato in giro. Poi magari mi è sfuggito. Però se mi è sfuggito vuol dire che non era piazzato bene. Vediamo un po'. Serve una batteria. Oh guarda, una batteria. Ok, quindi funziona ora tutto quanto. Oh. E dai. Sì, non... Quello, devo puntare da un'altra parte per premerlo. Ok, questo è un posto dove potrebbe esserci una di quelle... di quei potenziamenti. Essendo di una missione. Ehi. Hai questa abitudine di saltarmi addosso che non ti passa, eh? Sono molto deluso, non ci sono potenziamenti. Vediamo cosa hanno in questo computer segreto. La verità che devo vedere con i miei occhi. Ah, sta saltando di nuovo, l'ho vista. Oh, finalmente uno sfondo diverso. Station log. Dr. Judith Tatian. The recent delivery from Mars is unsettling. I was expecting rock samples or maybe fossils of microbial life. Instead... Station log. Dr. Judith Tatian. I've been trying to cozy up to Dr. Isaac, Victor, to see what is going on. His team has completely commandeered one of the labs with those two military handrails, checking who comes in and out. Eh? Dr. Judith Tatian. I have never been so nervous since I defended my dissertation. 4 hours talking to Victor and his team about theoretical metals. Ed era un manufatto. Beh, andiamo al laboratorio, no? Che sarebbe qui. E poi ci sarà l'astrale di turno che vuole essere fucilato. Ovviamente è pieno di materiali. Posso anche lasciarli qui, tanto non scappano, no? Vediamo. Ridotto un po' male, però. Bellissimo. Volantini. Ventilatore da tavolo stiloso. Mio. E dai, prendiamo anche un volantino, va. Non pesa niente. Dunque, che abbiamo qui di interessante? Considerando che è tutto distrutto, ben poco. Tutto rotto veramente. Qualche campione di roccia.
Queste cosa sono le campioni delle prime navicelle. Closed for remodeling. Vediamo, qua c'è una bella sonda. Apollo 11, modulo lunare Eagle, il primo veicolo. Ok, l'allunaggio. Non mi ha aggiunto il punto preciso di atterraggio nella Luna per poterci andare. Nova Galactic. Va bene, comunque, questa cosa è un satellite. Interessante, una tuta speciale. Tuta spaziale Mercurio. Però non me la fa prendere. Però hanno strutturato un vetro infrangibile anche con un fucile a particelle dal futuro. Il rover, potevano darci anche questo. Invece no. Questo dico Bethesda. Potevano farci viaggiare nei pianeti con i rover spaziali, invece no. Ci è stato negato. Sono bellini. Boh. Allora, torniamo alla missione. Ho avuto un attimo di ripensamento, però sì, dai, torniamo alla missione. I just don't understand where these calculations came from. There's something wrong with the math? I think it's quite straightforward. That's not what I'm asking. We've had no success extracting even a sample of material from the object. No explanation for the gravitational effects, no motion graph to explain its harmonic frequencies. I can't even establish a melting point. Judith. But you've had me building these prototype colliders for months. And now you want me to pump helium-3 into it based on this equation you've written on a goddamn napkin? I just need you to trust me. I have been trusting you. We keep slamming our heads against a brick wall, getting nothing. And you keep coming up with something new to try. Like, you know what's going to happen. Where are you getting your information, Victor? I'm sorry, Judith. I... Look, not here, okay? Somewhere off base. I'll tell you everything. But I'm not lying, Una strada gli ha portato il manufatto e studiandolo hanno scoperto il gravisalto. Questo è strano. Forse un astrale da molti anni dopo in un altro universo è riuscito a spostarsi nel passato e ha dato questi dati per poter far accelerare, diciamo, l'evoluzione dell'umanità. Ah, lo scopriremo tra poco, andiamo. Ammesso che ci sia una registrazione. Looks like early testing for planetary habitats. The looks on their faces if we could show them all that we have learned. Facile da dire quando ci nasci già in pianeti lontani. Vediamo. Qui possiamo proseguire, quindi qua ci sono oggetti. Una chiave idraulica, fantastico. Utile, sì, molto molto utile. Me lo ricorderò. Non stavo prendendo niente, ma se è rarità esotica. Senti Andrea, mi stai bloccando i pensieri. Su. Siamo nella NASA, troviamo una porta bloccata e non la sblocchiamo, dai. I hope you can succeed at that before we are discovered. Oh beh, almeno questo ha un valore.
perché non vorrei prendere troppo peso, vabbè. Tutto qui. Speravo in chissà quale tuta. Oh, ho trovato un interruttore. Immagino che l'avrei dovuto trovare comunque alla fine. Mi sa che siamo vicini al manufatto. Sempre che sia rimasto qui. Però, se non è per quello, dove stiamo andando allora? Andiamo. C'è anche un'altra batteria qua, tra l'altro. Allora, richiede energia e diamogli energia allora. Che bellina la palla di vetro con neve, prendiamola. È un bel souvenir da questo posto. Ok, funziona? Sì! Ce la stiamo facendo, non finisce più sto viaggio. Voci di robot. Nemici. Fatti un volo. Tu esplodi e basta. Chi? Era Andrea già che parlava? Chi altro poteva essere? Sì, vedo che c'è ancora un nemico. Ma non me ne frega niente perché devo cercare oggetti, no? Esplodi! Non è bastato neanche quello. Questo cos'è? Un prototipo? Bellino, personalizzato naso. Divertente. Ammetto che questo era divertente. Infatti sto morendo dal ridere. Sblocchiamola. Un telefono fisso. Ma l'ho mai visto io in giro. Nel dubbio ce lo prendiamo. Bene, ci siamo quasi. Spero, davvero, stavolta. Che c'è qui dentro? Sì, nulla di sensazionale. Un altro telefono fisso. Allora, e andiamo. Non abbiamo bisogno dell'ascensore. Sono un po' troppi esplosivi per i miei gusti qua, nel senso che ci sono io troppo vicino. Se ci fossero stati dei nemici. Allora qui, come si procede dal PC? Wow. Vediamo Project che cosa log. Dice. Dr. Victor Issa. We turned on the prototype today. The gravitational field around it began to fold as we long suspected. Complete reversal of gravitational pull was observed on dozens of loose objects around the lab. I'm setting up a meeting with the directors to propose a larger test. The prototype proves we don't need the original anymore. But further work is going to have to take place in space. Somewhere with abundant helium-3 and with a civilian partner. Someone with access to large-scale manufacturing resources and computational equipment. Bravo, bravo. Engineering gravitational folds pulling the far side of the solar system closer to us?
It's all going to be possible. Project Log, Dr. Judith Tatian. I watched the gravjet tests from the moon today. It was the first time we were able to talk to the team at Nova Galactic directly. So many things were under wraps before, but now everyone wants all the publicity they can get. I'm already seeing proposals for manufacturing androids and effetti collaterali. Expeditions to Alpha Centauri and beyond. It's also overwhelming and worrying. It could take years, decades, before we know what all these side effects of operating a grav drive can be. But no one wants to hear that right now. Rimane la questione di come ti è arrivato il manufatto. Knowing about the grizzly bears in the mountains. Allora si può. No, 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 no. We must be nearing the artifact if it is here. We should not give up now. Devo scendere anche da lì? Sì. Quante porte, accidenti. Ehi, lì c'è un morto. Può essere importante. Always worth checking. Never know what you might find in their pockets. Volevo vederlo in faccia, vabbè. Dunque, andiamo alla chiave della manutenzione. Quella si apre. Cos'è il prototipo? Un altro computer e un altro cadavere. Victor, ecco che fine ha fatto Victor. Un'altra chiave di manutenzione. Prendiamo tutto. Ok, ecco, adesso vediamo la verità. Seems like ancient history now. Only thing we're doing these days is launching weather satellites. Guess this is as good a retirement as any. Now Project Demeter, you want our help manufacturing scanners to better track these new meteorological patterns we're seeing. Our guess is that the poles might be naturally shifting, causing some gravitational fluctuations that are throwing off our old models. Why do you need the scanning tolerances to be so small? What are you trying to find? I just want to be sure. It's not like we're doing much these days anyway. The glory days are over. Why not give ourselves a challenge before they write us off in the history books? Accidenti. Cavolo, quindi tutte queste cose che stavano facendo sulla Luna hanno causato la distruzione della Terra, allora. I know what I'm saying. All those jumps from the moon. At this rate, Earth's atmosphere is going to start sputtering out into space. Can the drive allora rischiano tutti i pianeti. I'm working on some designs that should. Ma magari era solo questo prototipo? We say it's an act of God. Allora, quindi hanno sacrificato la Terra per poter andare via dalla Terra. My name is Dr. Victor Isa, and if you're listening to this, ha incontrato se stesso, gli ha dato tutti questi dati. When I touched the anomaly, I experienced 12 days of lost time. I met myself. He told me everything that has since come true, but he also told me about a city thriving on a planet orbiting a distant star. Human culture, art, music, lifestyles evolving. State parlando tutti assieme. Brightly across all of space. Okay.
Poniamo fine alla missione. Sì, è proprio lui. Constellation, we've arrived on the surface of Earth. We need to discuss what you found. And it looks like other Starborn got here before us. So, you might have company. Interessante. Astrali. Beh, andiamo via. Beh, almeno lo scudo funziona. When I see it with my own eyes, it is still hard to believe. Il coltellino, ma chi ti credi di essere? Andreggia, presto! Ancora! Questi astrali pensano essere più potenti di me. Oh, dannazione, richiede energia, eh? Te la do io l'energia. Ne avevo già una. Beh, io volevo fare fuori un po' di astrali, ma se non c'è altro, allora me ne vado. No, eccoli qua. Io posso fermare il tempo. Questo è forte. Oh, è resistente rispetto agli altri. Wow! Risorsa inorganica unica. È tipo super duper potente. Ha fatto crack. Tutti questi hanno già raccolto manufatti, costruito l'armilla, cambiato universi per venire qua e farsi ammazzare da me. Wow! Che buon uso del vostro tempo. Ebbene, eccoli qua. Ehi, posso scegliere una delle vostre navi? Do you understand now why I asked you to come here? The artifacts unlocked the secret of interstellar travel at the cost of Earth. An easy trade, honestly. Why have one world? When you can have all the settled systems. Every grav drive in the settled systems was built on technology that came from an artifact that was discovered on Mars. But these early drives shook the gravity fields. Ok, erano i primi prototipi ad avere il problema, chiaro. The atmosphere started to slowly sputter away into space. That's why Earth is uninhabitable. The artifact gave the scientists a greater understanding of time and space, but not the wisdom to see where that would lead. The settled systems wouldn't exist without the artifacts, in other words. We owe what happened here in NASA a great debt. Don't you see? The power of the artifact forced humanity to the stars. They didn't get to make a choice. How many would have chosen Earth? What gave Victor Iser the right to choose for them? You see the hypocrisy in what the emissary is saying, right? They don't want to rob people of their free will, but then they steal the artifacts for themselves. In the wrong hands, the power of the artifacts can make anyone a tyrant. That's why we watch over them. The only thing you're watching out for is yourself. E se io gli dico così? Però in effetti ha ragione. Devono finire nelle mie mani. E ci posso riuscire solo se faccio così.
Join me, old friend. We can collect the final pieces together. Oh, no, you don't. You're not his old friend, remember? You're from another universe. Don't try to manipulate him. Però lui è il più onesto. I couldn't win you over on philosophy. How about pragmatism? I'm more powerful than the emissary, than any other starborn. Questo è interessante. And you might not understand why, but I want you to succeed. You've never gotten this far before. I need to see what happens to you. Ne hai bisogno? Scelta difficile, questa è una scelta molto difficile. Ma poi i miei compagni rompono le scatole. Raggiungere l'unità da me. Look at that. The emissary just became my new best friend. You've made your choice. When you're ready, the hunter and I will be at the buried temple. That's where we'll settle things. Meaning we'll kill you. But hey, at least we'll wait till you get there. Everyone deserves a shot at the final artifact. Va bene. E se ne va. Questa è ancora qui. La Helix. Penso che sia il caso di cercare qualche altro manufatto, se ce ne sono altri, e senz'altro prendere dei poteri, quindi magari nel prossimo video parleremo con Vlad.